Torniamo però da Saverio Montingelli, che abbiamo lasciato prima a Sonnino, sommerso dai tifosi. Saverio, come continuano i festeggiamenti? Ecco, grazie Daniel, continuano molto bene, ma adesso abbiamo la possibilità di fare qualche domanda con più calma. Non l'avessi mai detto, con più calma, l'avessi mai detto, ecco, invito cortesemente il gruppo. Ecco, vorrei dire che siamo, non è possibile purtroppo in questo momento, pensavamo che la gente si fosse calmata un po', invece c'è tanta voglia di festeggiare e vorrei ricordare che qui si sente molto il profumo azzurro, perché a Sonnino c'è un campione del mondo che è Alessandro Altobelli, il quale ha decretato la tua fine. Come sapete, ha decretato la tua fine. Guardate, vorremmo chiedere chi vorreste incontrare in finale, Danimarca o Inghilterra? A noi non ci fa paura né Inghilterra né Danimarca, andiamo in finale e l'andiamo a vincere. C'è grande ottimismo, come vedete questa nazionale ha attirato tutti. Ecco, magari possiamo sentire anche Altobelli un attimo, che si rivolge ai suoi concittadini. Guardi, vedi, ho sbagliato tutto, questa sera io dovevo essere lì a Sonnino, perché sapevo che c'era questa grande manifestazione, sapevo che le persone sono tutti innamorati della nazionale italiana, e devo dire che non solo oggi che c'era magari il collegamento sono in piazza, ma ogni manifestazione il comune si è dato a fare per mettere quello schermo gigante in piazza e dove tutto il paese partecipa. Mi mancano tanto, ma arrivo fra un giorno. Saverio, grazie! Sì, Marco, grazie a voi, grazie a voi. C'è un saluto da tutta Sonnino con il cuore azzurro.